Mi scuso e mi dispiace tantissimo per le persone che sono rimaste fuori. Organizzeremo altri incontri dove poter raccontare quella che è la mia e la nostra visione della Firenze di domani. L'orario prefissato per l'inizio della serata è passato già da mezz'ora. Il pubblico in sala comincia a bubare, come si dice a Firenze, ma di Sara Funaro ancora non c'è traccia. La candidata sindaca del PD è per le scale del Palacongressi con coloro che per motivi di spazio non possono entrare. Si ferma e regala una sintesi di ciò che dirà sul palco. Insieme il suo motto lo traduce in realtà anche in questo caso. Comodamente avvolta in un tailleur nero con ampia camicia bianca, Funaro accoglie uno ad uno tutti coloro che arrivano per sostenerla. Poi è ora di uscire allo scoperto. Al suo fianco, sotto i riflettori, c'è chi racconta il suo legame con Sara, una giovane imprenditrice della moda, un bottegaio da tre generazioni, il mondo delle associazioni a lei caro e la regina delle cuoche delle mense comunali. Nel suo lungo monologo, fra una stoccata a Cecilia Del Re e una a Tommaso Montanari, Funaro fissa gli obiettivi per Firenze 2030, riportare almeno 20.000 residenti under 40 in città. E poi il lavoro, col salario minimo, l'ampliamento di una Firenze metropolitana anche grazie alle infrastrutture, con un occhio di riguardo all'ambiente. Da stasera inizia un percorso che avrà varie tappe in varie rioni della città. Inizieremo dall'Isolotto, da Piazza dell'Isolotto, in omaggio al 70° anniversario della nascita dell'Isolotto di Giorgio La Pira, e continueremo in altre zone della città. Percorso dove camminare con i cittadini, discutere con i cittadini, affrontare insieme sia i problemi che le proposte che le soluzioni. La Sala Rossa applaude a ripetizione, la giunta comunale, i vertici del partito regionale, coi consiglieri e i parlamentari si sfregano le mani. Il PD ha lanciato la sua corsa davanti a quasi 2.000 persone e in quell'abbraccio fra lei e il sindaco attuale, Dario Nardella, ci sono allo stesso tempo l'incoronazione e un passaggio di consegne prima del tempo.